Con questo gol di Menichelli su traversone di Salvadore, la Juventus è andata in vantaggio al secondo minuto di gioco nel derby con il Torino. L'ala sinistra, che rientrava in squadra dopo lunga assenza, ha manifestato così la sua gioia. Il Torino ha cercato subito di reagire, ma scarso di propulsione e con le punte ben controllate dai difensori bianconeri, non è quasi mai riuscito nel corso del primo tempo a rendersi pericoloso. Ha tentato qualche scatto con Bin, ma Bercellino e Castano l'hanno bloccato senza troppo affanno. Tra i bianconeri, a centrocampo, ha ben figurato Haller, preciso e pericoloso in ogni manovra. Verso la mezz'ora la Juventus accenna a riprendere l'offensiva. Scende e centra il terzino Salvadore. Colpo di testa di Anastasi e palla verso Haller. Il tedesco aggancia, finta, supera l'avversario, il tiro conclusivo sfiora il palo. Replica il Torino e su cross di Combin Anzolin blocca con sicurezza. Per questo fallo di Vieri in area su Anastasi c'è una punizione per la Juventus. La batte Haller che dà a Benetti, pallone fortissimo che Vieri ribatte con i pugni. Nella mischia che segue, Del Sol conclude tirando nelle braccia del portiere Granata. Nella ripresa, i Granata lasciano a riposo Crivelli e presentano Trebbi come battitore libero. Puglia diventa mediano e a groppi interno. È però subito la Juventus a farsi pericolosa, punizione di Favalli e bel colpo di testa al lato di Benetti. Occasione per i Granata, spiovente, testa di Combin, aggancio difficile di Carelli e rete sfumata. Risposta bianconera, azione di Salvadore e Favalli, concentro dosato dell'ala destra. Dalla parte opposta Menichelli arresta con il petto, prende la mira e tira fortissimo di destro. Il pallone sorvola la traversa. Tre minuti dopo, il pareggio Granata. Del Sol commette fallo. Sulla punizione di Moschino, gran destro di Combin che segna. Un po' sorpresi sembrano i difensori juventini. Torino 1, Juventus 1. Al 21esimo esce Del Sol, strappo o stiramento, che viene sostituito da Pasetti. Sospinta dalla buona vena di Haller, la Juventus tenta con impegno nuovi assalti e dal 25esimo il calciatore tedesco, su punizione dal limite, centra in pieno la traversa della rete di Vieri. Al 41esimo il gol della vittoria juventina. Anastasi tira da lontano, Cereser ribatte e il centravanti calcia ancora di destra. La palla schizza per terra e si infila nell'angolo. Juventus 2, Torino 1.